l'ultimo di questi grandi maghi del Rinascimento, Tommaso Campanella. Dobbiamo dire qualcosa anche di Tommaso Campanella, che è un personaggio comunque interessante. L'altra volta ho iniziato a raccontarvi le sue rocambolesche avventure, no? Quindi lui è un rivoluzionario, anche lui si fa evidentemente monaco, entra in un convento domenicano. Nasce il nome di battesimo è Giovan Domenico, poi prenderà il nome di Tommaso, sapete, quando si entrava in convento si assumeva un altro nome, e organizza questa rivolta contro il governo spagnolo in Calabria, quindi è un prete combattente, diciamo, un monaco combattente. Studioso di Telesio, che è il filosofo che abbiamo studiato in principio, quindi si legge il De Rerum Natura di Telesio, filosofo naturalista anche lui. Poi viene condannato in quanto compromesso in questa congiura contro il governo spagnolo e processato, incarcerato a Napoli, e lì viene messo alla tortura, come vi ho raccontato, una tortura orribile. Gli si chiede la biura, ma lui si finge pazzo ed è un escamotage per sfuggire non solo alla biura, quindi lui può tranquillamente, diciamo, può non abbiurare, gli viene risparmiata la biura perché, essendo un pazzo, non può essere, diciamo, non è consapevole dei suoi atti mentali, dunque non può abbiurare, non è in grado di intendere di volere. Ecco, diciamo che è l'equivalente oggi ad un processo che si conclude senza la condanna dell'imputato, perché l'imputato, quando ha commesso il crimine, non era in grado di intendere di volere, o comunque non è più in grado di intendere di volere in questo momento, al limite è destinato a qualche carcere psichiatrico. Lui, infatti, all'epoca non esistono i carceri psichiatrici, esistono i carceri e basta. Comunque si fa 27 anni di carcere, che è una specie di ergastolo. Riesce comunque in questo periodo a continuare a leggere, a scrivere, quindi a produrre testi che in parte ci rimangono, in parte sono stati pubblicati. Diciamo che l'opera campanelliana ancora è in parte da pubblicare, da studiare, da pubblicare. Magari lo farà qualcuno di voi, dai, Gaia, ti metterai lì, c'è un sacco di lavoro da fare gratis, evidentemente non ti pagherà nessuno. E alla fine, dopo 27 anni, viene scarcerato fondamentalmente perché come astrologo i suoi servigi sono richiesti dal Papa, quindi lui tra le tante cose che sa fare si occupa anche di astrologia, e quindi riesce a guadagnare finalmente la libertà, e in vecchiaia, nel 1634, si trasferisce a Parigi, alla corte di Luigi XIII e di Richelieu, e lì incontra, postuma si può dire, in vecchiaia, quella fama, quel favore da parte dell'opinione pubblica del tempo, chiamiamola così, che meritava in un certo senso. Farà di tutto per allontanare la morte attraverso una serie di rituali magico-astrologici, però poi la morte arriva comunque, gloria, non la si può rimandare più di tanto, no? Però pare che la morte lo coglie mentre lui stava facendo di tutto, una serie di... non so io come si possa evitare la morte attraverso una serie di pratiche astrologiche. Comunque alla fine del 1639 muore. Comunque era di tempra decisamente dura, perché all'epoca, 1568, 1639, fatevi i conti, campare così a lungo, vuol dire dopo 27 anni di carcere, torture a non finire, vuol dire che questo era di tempra eccezionale. Il punto di partenza è telesiano, quindi lui riprende la filosofia di Telesio modificandola per alcuni versi, adesso vediamo come, del mondo e le sue parti. Il mondo è un animale grande e perfetto, statua di Dio che Dio lauda e simiglia, che Dio loda e assomiglia, insomma, e fa sua immagine e somiglianza.
Noi siamo vermi imperfetti e vil famiglia, chi intra il suo ventre abbiamo vita e ricetto. Allora, quindi il mondo, l'universo, è un unico animale grande e perfetto, quindi torniamo sempre alla stessa idea che la natura è un tutt'uno animato, dotata di un'anima mundi, ma questa è una concezione che avete visto è comune a tutti i maghi rinascimentali. Statua di Dio, che assomiglia evidentemente, è fatta immagine e somiglianza di Dio, noi umani, ma noi tutte le creature che vi sono vermi, ovviamente un'espressione poetica, vermi imperfetti e vil famiglia, che abbiamo vita e ricetto, cioè accoglienza, albergo nel mondo. Se ignoriamo il suo amore, il suo intelletto, né il verme del mio ventre s'assottiglia, se per me, ma a farmi mal s'appiglia. Dunque bisogna andare con grande rispetto. Se ignoriamo l'amore di Dio, nonché l'intelligenza, l'intelletto di Dio, né il verme del mio ventre, il verme del mio ventre qui si sta riferendo agli appetiti del basso ventre del singolo individuo, no? Evidentemente l'essere umano, così come voleva Platone, è dotato di vari gradi di conoscenza, quindi c'è un'anima vegetativa che va tenuta sotto controllo, il desiderio, gli appetiti del basso ventre, e poi c'è evidentemente l'anima toracica e la parte, quella propriamente intellettuale. Bisogna andare con gran rispetto, si intende considerazione per la parte appetitiva, la quale però ecco, va valorizzata per quello che è, ma va tenuta sotto controllo. Siamo poi alla terra, che è un grande animale, dentro al massimo noi come pidocchi al corpo nostro, e però ci fa male. Superba gente, meco alzate gli occhi e misurate quanto niente vale, quinci, quindi imparate che parte a voi tocchi. Quindi questo è espresso in versi, il mondo è considerato un tutt'uno, come vi ho detto, come sapete, e gli uomini visti come entità, tra le entità, come animali, tra gli animali, i quali debbono inchinarsi alla suprema potestà di Dio, che è il creatore della terra, così come la conosciamo. Telesio riempì il mio animo di gioia, sia per la libertà del filosofare, sia perché faceva appello alla natura e non alle parole degli uomini. E Telesio, vi ricordate, no? L'approccio di Telesio, che è quello sensista, Ludovica, no? Quindi dobbiamo contare tutto sui sensi, la natura la conosciamo attraverso i sensi, la ragione viene in un secondo momento a decifrare e interpretare quelli che sono i messaggi dei sensi. Quindi lui, riprendendo l'insegnamento di Telesio, si rapporta alla natura in maniera nuova, questa è la novità di Telesio e dei maghi rinascimentali, novità solo parziale perché oltre al sensismo la scienza moderna, come sapete, aggiungerà l'approccio quantitativo matematico che ancora non compare nella magia rinascimentale, né in Telesio e nemmeno in Campanella. La vita scorre in tutte le parti del mondo, fino anche nella più piccola e recondita. Quindi tutto è animato, torniamo sempre a concetti che già possedete, no? Il panpsichismo, ilozoismo, tutto è animato, non vuol dire soltanto gli esseri umani, evidentemente, né gli altri animali, ma anche i vegetali, e ogni parte della natura, quindi anche la parte minerale, geologica. Quindi il mondo, dobbiamo immaginarcelo come un unico animale, come un'unica entità animata. Ogni particella è dotata di senso, commisurato alla capacità e al ruolo di ciascuna. Dunque, la sensorialità vuol dire coscienza del mondo circostante, ma anche autocoscienza, non è propria soltanto degli esseri più evoluti, ma è propria di ogni particella della natura. Quindi potremmo dire che ogni singola particella, finanche ogni singolo atomo, anche se loro non hanno ancora nozione dell'atomo come lo concepiamo noi, è dotata di senso. È sensibile. Quindi, Anna Chiara, quando tu accarezzi un albero, l'albero in qualche maniera ti sente. Ma già questo è facile da immaginare, è un po' meno facile da immaginare il fatto che quando accarezzi una pietra,
per così dire, no, Gloria, quando ti confronti con una pietra, quindi tu ti saresti trovata perfettamente a tuo agio, no? Nella visione, poi la visione quella della mineralogia, dell'astrologia, è la visione tipicamente rinascimentale. Allora, oggi possiamo parlare di particolari influssi, influenze, altri termini magici o di energie, e ogni pietra ha la sua energia, come tu giustamente mi hai fatto notare. Ma questa energia ha un qualcosa di sensibile, sensibile che si trasmette all'essere umano che le tiene in mano, evidentemente, si trasmette all'ambiente circostante, ma che la stessa pietra è in grado di sentire. Cioè la pietra in qualche maniera ha un senso. Senso, ovvero è in comunicazione energetica con il mondo circostante e anche con se stessa. Quindi immaginatevi il mondo come un unico organismo pieno di vita, che è la base stessa, il principio stesso della magia. Allora io posso interagire con il mondo nella misura in cui il mondo, tutto animato, percorso da energie, è in grado di interagire con me medesimo e io in qualche maniera posso controllare o posso, assecondandole, spostare queste correnti energetiche che popolano il mondo da una parte e dall'altra. Si tratta di armonizzarsi con, di risuonare con queste correnti energetiche. Non mi chiedete però come si faccia oggettivamente, direi che è qualcosa che noi umani moderni forse siamo in grado di recuperare attraverso l'intuizione, l'empatia. L'intuizione, l'empatia, la sensorialità, che per i maghi sono così importanti e per Campanella sono così importanti, noi piano piano forse stiamo cercando di recuperarla. Ed è una conoscenza, una sapienza che non ha nulla a che vedere con quella intellettuale, no? Avete capito perfettamente come la ragione, soprattutto la ragione scientifico-tecnologica, quella che si basa sulla quantità, esamina, analizza i dati e li mette in ordine secondo calcoli matematici. Mentre quest'altro approccio conoscitivo, che non è necessariamente, diciamo, vero o falso, ma potremmo dire che integra, ecco, possiamo tranquillamente sposare questa tesi mettendo in dialogo le due forme di intelligenza, cioè quella intuitiva, sensibile, empatica, emozionale, con quella di tipo calcolante. E ambedue vanno tenute in grande considerazione e fatte interagire tra di loro. Quindi Ludovica, se io approccio una questione di cuore attraverso la logica matematica di Cartesio, evidentemente sarò destinato al fallimento, mentre una questione di cuore va affrontata in termini intuitivi, per così dire, sensoriali, magici. A quello dobbiamo dare credito. Ed è questo tipo di conoscenza quella che Campanella, i maghi rinascimentali, tengono in maggior considerazione. Questo non vuol dire che l'intelletto non abbia nessun valore. Questa è la base. Poi l'intelletto interviene in un secondo momento ad esaminare i dati sensibili. Capito cosa intendiamo? Però i dati sensibili non sono quelli neutri dell'osservazione che fa lo scienziato che sta lì e vede il fenomeno e trascrive in una tabella i dati relativi a quel fenomeno e poi li analizza e poi li inserisce in un calcolatore e poi in base a un algoritmo li rielabora, eccetera, eccetera. I dati vengono percepiti immediatamente. Vengono integrati nella persona stessa dell'osservatore, Sofia, perché evidentemente un osservatore neutro e distaccato in questo tipo di concezione è impossibile. Ma parliamoci chiaro, oggettivamente è così. Cioè, nel momento in cui, a questo ci sono arrivati anche i filosofi della scienza, gli scienziati nel XX secolo, cioè per quanto distaccato e obiettivo possa essere uno scienziato che sta, diciamo, studiando un fenomeno, il fatto stesso che lo stia studiando, che lo osserva, che lo misura, che interagisce con il fenomeno, già automaticamente apporta dei cambiamenti allo stesso fenomeno che sta osservando, perché tutto in tutto e tutto è oggettivamente collegato. Quindi stare a sentire la voce della propria sensorialità, il proprio intuito, è cosa buona e giusta, soprattutto per il mago rinascimentale, che poi l'intelligenza, l'intelletto, in un secondo momento, per così dire, interagisca con i dati sensoriali, con i dati sensibili, è cosa buona e giusta, altrettanto buona e giusta. Ma quella è la base della conoscenza. Prego. Quando dicevano io sono un altro te, no? Tutto c'è spirito,
assomiglia un po' a quello, no? Sì. Sì, assolutamente sì. Direi che allora la tradizione magica, cioè l'approccio magico al mondo, è un approccio che non ha esattamente dei confini, cioè lo ritroviamo in tutte le culture antiche, indubbiamente, e lo ritroviamo anche nei cosiddetti popoli etnologici, oggi oggetto di studio dall'Ottocento, oggetto di studio dei antropologi, etnografi e così via. Quindi sì, quella dell'aborigeno australiano in un certo senso è una visione magica, così come quello del Pellirossa o del Ubuntu, no? Che era quella io sono un altro sé, che è diffuso, questo modo di dire, no? È diffuso nell'Africa subsahariana, no? Quindi siamo insieme una comunità, tu sei un altro me, io sono un altro te, cioè siamo un'unica cosa, siamo parte di un'unica cosa. E questa è chiaramente una visione di tipo panico. Panico, non panico nel senso l'angoscia che ti prende, anche quella volendo. Panico vuol dire mi sento parte di un tutto. E il panico è quello, è un istinto così antico, in un certo senso, per esempio, è quello che ci fa sentire parte di un branco e fa girare all'unisono, che ne so, un branco di gnu che fugge di fronte a un ghepardo. Il panico è quello, cioè vedi che il branco si muove come un unico animale, o uno stormo di uccelli che disegna in cielo una determinata forma geometrica pitagorica e si muove all'unisono come se tutti gli uccelli fossero un unico essere. Ecco, siccome noi uomini abbiamo insistito molto, no? Ne parlavo anche ieri, e ci siamo ridotti ad una individualità egocentrica, e individualità egocentrica che caratterizza l'epoca in cui viviamo, la nostra società, ma non solo questa evidentemente. E i collegamenti tra essere umano e essere umano, quelli che prima formavano, diciamo, la comunità, si sono affievoliti, in parte sono stati distorti dall'uso delle tecnologie, quindi abbiamo perduto in parte, perché uno perde quelle funzioni o quei muscoli che non esercita, quindi quel sentirsi parte di un tutto, quel ragionare all'unisono, quel sentirsi parte di una famiglia, di un clan e così via, è qualcosa che andrebbe, ecco, riguadagnata, riproposta. Ecco perché stiamo anche studiando, cercando di capire, evidentemente in maniera abbastanza distaccata, perché bisognerebbe ricrearla un'atmosfera magica, ma per ricreare un'atmosfera magica dovremmo fare un altro tipo di lezione, un altro tipo di approccio, cioè, non dovremmo fare lezione, dovremmo fare degli esercizi spirituali e basta, essendo un'unica cosa, ma a scuola questo è veramente difficile da riprodurre, no? Però magari in altre circostanze si può provare a fare tecniche spirituali, meditative, eccetera, eccetera. Oppure falsamente queste tecniche di spirito panico o comunitario possono essere indotte nuovamente attraverso, ma diciamo forzatamente dall'esterno, attraverso la disciplina. Non so, far marciare un plotone di soldati all'unisono segnando il passo potrebbe rendere l'idea. Chiaramente questo non ha nulla di spirituale e nulla di particolarmente empatico, ecco. Allora, come per Telesio, anche in Campanella tutti gli enti naturali sono prodotti dallo scontro tra il caldo e il freddo, che sono i due principi che aveva portato in auge o riportato in auge Telesio. Vero è che quella mole che è calda può diventare fredda, e la mole sarebbe la massa, ma non nella freddezza dal calore essere prodotta, né il calore in freddezza convertirsi. E allora, calore e freddo e freddezza, come dice lui, Ludovica, sono, come dire, due forze energetiche contrapposte, da una parte il freddo, dall'altra parte il caldo, che agiscono su un terzo elemento che è la mole, cioè la massa, d'accordo? Quindi il mondo, così come noi lo vediamo, così come noi lo conosciamo, Giulio, è fatto di masse, cioè di oggetti, di corpi, e su questi corpi, quindi che rappresentano un aspetto materiale, su questi corpi agiscono queste due fonti energetiche, il caldo e il freddo. Caldo e freddo che sono l'uno non convertibile nell'altro, chiaramente la stessa mole, la stessa cosa, lo stesso corpo,
può raffreddarsi o riscaldarsi a seconda che sia maggiormente esposto a una delle due fonti energetiche, cioè al caldo o al freddo. Voi evitate di raffreddarvi, se no vi prendete il raffreddore. Ovviamente è una stupidaggine detta così, un luogo comune, però fondamentalmente è vero, no? Lo sbalzo di temperature. Se esci, che ne so, da una doccia calda, sei molto accaldato, prendere una corrente fredda ti causa evidentemente una serie di problemi, anche se sei molto giovane. Se sei più adulto o più anziano, peggio che andare di notte, no? Quindi evitare gli sbalzi di... Non è che la filosofia di Campanella si riassuma in questo, però ecco, è l'unico esempio pratico che mi è venuto in mente, dai. E per accidente, tra le cose fredde, il caldo rinchiuso si rinforza e cresce, ma non il freddo gli dona calor maggiore, ma per sé, cioè esso, si aumenta, essendo di natura diffusivo e moltiplicativo, il che non avviene nelle cose sterili per sé. Quindi per accidente, per caso, quindi può capitare che tra le cose fredde il caldo rinchiuso si rafforza e cresce, non so, immaginatevi... Una casa con un camino acceso e con delle buone finestre, con il caldo dentro, il caldo si accresce, e si accresce a maggior ragione perché la temperatura esterna è particolarmente fredda, no? Oppure immaginate il rapporto del corpo con il mondo esterno, no, la temperatura corporea sapete che intorno ai 36-37 gradi e va mantenuta stabile, quindi il corpo che cosa fa? Quando la temperatura esterna supera la temperatura interna, noi sudiamo, il sudore serve proprio per raffreddare il corpo. È una misura di termoregolazione che hanno non tutti i mammiferi, l'uomo ce l'ha particolarmente spiccata. È un processo, visto che noi non siamo dotati di peli, insomma abbiamo scarsa peluria, abbiamo questo sistema di termoregolazione che ci consente magari di percorrere lunghe distanze senza doverci riposare, fermarci per riposare spesso, no? E d'altro canto, quando fa molto freddo, il corpo reagisce in una maniera opposta. Poi ovviamente noi siamo animali tecnologici per cui ci copriamo, però il cuore inizia a pompare più velocemente oppure ritira pian piano il sangue dalla periferia del corpo quando va sotto pressione. Infatti le prime cose che ci si raffreddano, le prime parti del corpo che ci si raffreddano sono le mani e i piedi, perché il corpo, diciamo l'intelligenza del corpo va a difendere gli organi vitali, il cuore stesso, il cervello e così via. Poi è un messaggio per dire forse è il caso che ti copri, insomma, no? Oppure che ritorni a casa perché fuori la temperatura è troppo rigida. Quindi questi meccanismi che sono osservabili e per Campanella sono meccanismi legati al rapporto caldo-freddo. A noi può sembrare, diciamo, un'interpretazione riduttiva, però insomma ha il suo perché. Il termine spiritus... gli organismi viventi sono dotati, oltre che di senso, anche di spiritus, una sorta di anima senziente, un soffio caldo costituito di materia rarefatta e purificato dal calore solare. Allora, oltre al senso, quindi vi dicevo prima, il senso è una caratteristica che riguarda tutti gli esseri, dunque anche le pietre, prima stavo facendo l'esempio del regno minerale. Gli esseri viventi, quindi dal vegetale in su, oltre al senso, hanno anche questo spiritus. Attenzione ai termini, perché poi i concetti sono sempre gli stessi, ma la terminologia da Telesio a Campanella muta, ve ne state rendendo conto, insomma. Ma insomma, spiritus. Una sorta di anima senziente, un soffio caldo, che qui l'anima è calda, però anche qui l'osservazione è quella antica, voglio dire, no? Il fiato è anima, è spirito, in qualche maniera il respiro ed è caldo, tendenzialmente caldo, no? Infatti quando tu respiri e fuori è particolarmente freddo, vedi che si forma, no? La nebbiolina, no? La nebbiolina, che è un classico, o per vedere appunto se un uomo è vivo, è morto, sdraiato per terra, vai lì e vedi se lo specchio, gli metti uno specchietto
o anche lo smartphone, no? Glielo metti sotto il naso, vicino alla bocca, e vedi se si appanna, no? Se c'è vapore. Ma insomma, no, per dirvi, per farvi notare che queste osservazioni, che a noi oggi sembrano scontate, forse anche banali, non lo sono affatto e derivano oggettivamente dall'osservazione dei processi naturali. Ecco. Lo spiritus modella e organizza l'organismo nei modi più convenienti ai propri bisogni. L'anima dunque sarà lo spirito caldo, sottile, ingenerato nell'umore, dentro una grossa materia, grossa nel senso di pesante, onde esalar non potendo la effigia e forma ad uso di poter vivere insieme. Come dire, lo spirito, effigiare vuol dire dare forma, lo spirito è questa energia che sta all'interno di ogni corpo, che dà forma al corpo. Guardate, l'idea è quella aristotelica dell'anima, della psiche come forma del corpo. Il corpo è la parte materiale, per così dire, e l'anima è la parte formale. Quindi lo spirito è la parte, per così dire, immateriale ed intelligente della corporeità. È quella che regola, perché il corpo è indubbiamente intelligente, e questo lo sapevano pure gli antichi, no? Tant'è vero che il corpo ha dei meccanismi di autoregolazione, oggi li chiamiamo, che ne so, sistema immunitario, lo vogliamo chiamare sistema immunitario. Sistema immunitario, che tipo di intelligenza è? Così forse capite meglio il punto di vista del mago. Che tipo di intelligenza è il sistema immunitario? È un'intelligenza di tipo intellettuale? Cioè Marco inizia a starnutire, siccome lui è intelligente, si concentra e comanda con l'intelligenza, quella cosciente, vigile, comanda al suo corpo di provvedersi di difese atte a sconfiggere il virus del raffreddore. Evidentemente non funziona così, è un altro tipo di intelligenza. Il corpo bisogna starlo a sentire. L'intelligenza, quella vigile e cosciente, può essere impiegata in termini pragmatici in un altro senso. Oddio, c'ho i brividi di freddo, mi copro, oppure inizio a starnutire, forse è il caso che oggi mi riguardo e rimango a casa. Ma quello è un altro tipo di discorso, per carità. L'intelligenza del sistema immunitario, che individua questo o quel batterio, lo caccia, lo incorpora nel globulo bianco, lo divora, lo distrugge e quindi ti restituisce la salute combattendo il nemico. Adesso ve l'ho raccontato in termini mitologici, evidentemente, è un'intelligenza di tipo diverso. Ma l'intelligenza, quella calcolante, che noi possiamo mettere in campo studiando matematica, questo o quel fenomeno. E non è nemmeno esattamente un'intelligenza che possiamo controllare con la coscienza vigile, avete capito cosa intendiamo dire? Allora, lo spiritus, questa energia che permea tutti i corpi, funziona in questi termini e va, come dire, stimolata, controllata. È su questa energia, su questo spiritus, che il mago agisce, Fernanda, no? Ieri mi avete chiesto del malocchio, ecco. Che cos'è dal punto di vista del mago rinascimentale? Esiste il malocchio? Noi abbiamo concluso di sì, anche se il termine malocchio ci evoca scenari poco scientifici, termini, diciamo, superstizioni, credenze. Però poi con Sofia, che mi proponeva la questione, abbiamo concluso che sì, le energie che involontariamente, magari inconsapevolmente, poi c'è anche una malizia, come dire, consapevole e voluta, però spesso, Sofia, c'è anche una malizia, diciamo, non consapevole, non voluta. Allora, comunque, ho le energie negative, ieri stavamo dicendo questo, no? Di una persona sofferente, malata, affetta, che ne so, da demenza senile o da altre patologie, quelle inevitabilmente ci coinvolgono. Allora, questo tipo di energie, che possiamo chiamarlo lo spirito di quella persona, quindi possiamo anche riprendere l'influenza di quella persona. Tra l'altro, il termine influenza, Ludovica, non è che ci sconvolge più di tanto, è un termine anch'esso magico rinascimentale, ma possiamo tranquillamente dire ti sei beccato l'influenza, e anche Covid è un'influenza in un certo senso. Il termine influenza è magico rinascimentale, eh? Anzi, astrologico, è l'influenza, cioè l'influsso che gli astri hanno su di noi. Quindi immaginatevi quanta storia c'è dietro il termine influenza. Ma anche qui, malocchio, energie negative che evidentemente
influenzano quella parte non intellettiva, ma quell'intelligenza spirituale che permea il nostro corpo. Se io lo dico ad un medico, gli dico a un medico, scusa, vado dal medico, no? Il medico mio è antroposofico, quindi in un certo senso questa visione magica, infatti c'ha in mano anche lui, c'ha tutte queste pietre, c'ha queste cose, l'incenso, insomma, che fanno comunque atmosfera. Già tu entri là e ti senti parzialmente curato, bene accolto, con un sorriso, già fa qualcosa. Ma insomma, se tu vai dal medico e il medico ti dice, senti, ma tu ultimamente, mi fa male la pancia, che ne so, vado qui, c'ho sempre un po' di gastrite, senti, ma tu ultimamente sei stressato? Termine stressato, sei affaticato, c'è qualcosa che ti preoccupa, tu da un medico non ti aspetteresti questo tipo, che poi è la cosa più normale del mondo, che cosa ti aspetti? Ti aspetti che va bene, sì, forse è una gastrite, allora prendi un Malox o un qualche tipo di farmaco contro il reflusso, oppure vai a fare la gastroscopia, vabbè, d'accordo. Invece iniziare con questa domanda, hai qualcosa che ti preoccupa, sei sotto pressione, e per poi concludere, a noi questa cosa qui ci piace anche, ci convince anche, siccome sei particolarmente sotto pressione, sei particolarmente stressato, il tuo sistema immunitario si è indebolito e tu sei più esposto ad una determinata malattia. Vi tornano i conti, ne avete mai sentito parlare? Ci avete mai sentito utilizzare queste locuzioni? Ci sembrano familiari? In un certo senso sono magiche anch'esse, se sono profondamente vere. Cioè quell'intelligenza biologica, corporea, sensoriale, intuitiva, chiamatela come diavolo vi pare, ma noi abbiamo le parole qui che usa Campanella e utilizziamo queste. Spirituale è un termine desueto, riportiamolo in auge. Ecco, quel tipo di intelligenza come si cura? È sicura evidentemente con il contrario del malocchio, cioè con l'affettività, con l'empatia. E dov'è che si impara l'empatia? Anna Chiara, che c'è? Dov'è la scuola di empatia? O la scuola di buone emozioni? È tutti i giorni, però Sara, purtroppo, lo sai, io per primo, in maniera assolutamente incoerente, anche perché io sono profondamente incapace, ne parlo tutti i giorni, ma nel parlarle tutti i giorni non lo facciamo mai, capito cosa intendo dire? Siamo dei predicatori nel deserto che predicano bene e razzolano male. Cioè poi uno può anche, come dire, Sara, può anche essere particolarmente empatico, particolarmente affettuoso. Io sto parlando di mettere a sistema questo tipo di approccio, che nelle scuole, per esempio, si potrebbe provare. Certo, ci vorrebbero altre risorse, ci vorrebbero altre strutture, fondamentalmente ci vorrebbe un sistema abbastanza diverso. Bisognerebbe iniziare la giornata con un'ora di silenzio e di meditazione, bisognerebbe abolire o comunque rivedere tutto il sistema su cui si basa il vostro, sì, voti, l'ansia da voto, l'ansia di memorizzare determinate cose perché poi c'è l'interrogazione. Ripeto, parlare di magia va benissimo, parlare di empatia va benissimo, ma poi riusciamo realmente a essere empatici? E l'abbiamo messo a sistema oppure è un momento sporadico per cui tu vieni a farti una chiacchierata col sottoscritto e va bene, può darsi che... Ma si potrebbe, almeno nel nostro piccolo, cambiare, riorganizzare un attimo la quotidianità in modo tale che magari prima di alzare la mano per andare a sfogare la tensione davanti alla macchinetta dell'acqua o al bagno, ecco, ci si organizzi per vivere la quotidianità in maniera un po' più umana, un po' più confortevole per voi. Però mi dovete aiutare, nel senso che io non è che, appunto, non sono Campanella, ma anche se fossi Campanella, se il mio interlocutore, evidentemente Chiara, non ha le porte chiuse a qualsiasi tipo di influsso, non interagisce, io posso fare poco o nulla, nel senso che se mi viene da medico o se vai da Gloria per una consulenza magica e ci vai chiuso e refrattario ad ogni manovra tra virgolette spirituale, è come se vado in chiesa bestemmiando, cioè che ci vado a fare?
Cioè, se il mio pregiudizio è grande quanto una casa, non mi metto in condizione di essere aiutato. Ecco, per voi medici, considerate un'altra cosa, anche questo è un altro di quei principi che, se avrete bravi insegnanti, come immagino che li avrete, vi diranno per primo. Cioè, il miglior dottore per il paziente è il paziente stesso. E allora il lavoro che fa, sempre in senso ippocrateo, il medico è quello di stimolare la fiducia nella guarigione nello stesso paziente, perché un paziente che vuole guarire guarisce prima o a maggior ragione rispetto a uno depresso, chiuso. Se tu decidi di morire, muori, o se tu decidi di ammalarti, tu generico evidentemente, ti lasci morire, muori prima del tempo, nel senso che poi comunque moriamo tutti. E allora qui la parte psichica... Beh, oggi abbiamo dei metodi tecnologici piuttosto invasivi per imporre, e questo è uno dei temi classici della bioetica, cioè fino a che punto le cure sono effettivamente cure buone e giuste, rispettano l'umanità del paziente e anche la mortalità del paziente, o fino a che punto invece non c'è accanimento terapeutico, nel senso che io posso importi delle terapie obbligatorie, ti sedo, ti metto lì a letto, te leggo a letto, capita spesso con i pazienti affetti da demenza o da situazioni psichiatriche. Ma anche una persona normale che ha deciso di lasciarsi andare, prima o poi si lascia andare, però io la posso tenere in vita in maniera indefinita con l'idratazione attraverso la flebo, il nutrimento, la posso mettere in un polmone artificiale, non lo so, dipende dalla malattia. Certo, alla fine muori, questo è evidente, però io medico ho delle tecnologie per prolungare artificialmente, ecco, in una situazione normale, ma questo... Infatti stiamo in una nostra epoca in cui l'età media si è innalzata e anche l'età massima, no? Cioè prima a 80 anni ci poteva arrivare una persona su 1000, prima, cioè all'epoca di Campanella, infatti lui che ha vissuto 70 anni è quasi un record, ecco. Oggi a 80 anni non dico che ci arrivano tutti, ma insomma 50% della popolazione ci arriva, ecco. Tranquillamente, ma mica tanto tranquillamente, perché iniziano a manifestarsi tutta una serie di patologie, di malattie che prima erano rarissime o per lo più sconosciute, no? Tipo, non so, il morbo di Alzheimer, o il Parkinson, e sono delle patologie invalidanti al punto che in un certo momento uno si può anche chiedere, ma cioè la vita fino a che punto ha senso prolungarla, o è vita quella di un essere, di una persona che è l'ombra di se stessa perché è affetta da una malattia debilitante dal punto di vista psichico. Ma poi ci sono anche situazioni, quella famosa di Welby, no? Di persone con respiratore artificiale che non controllano più il corpo ma la mente gli funziona ancora, che è terribile. Non lo so, e chi decide? Il paziente? Quello è il problema. Lo so, in Italia purtroppo il sistema, per esempio, ti impedisce di scegliere se staccare o meno la spina, quindi la gente deve andare a morire in altri paesi.